Torino, Bologna, Napoli, vale a dire il professor Perissinotto, professor Savonardo a Napoli, professor Donati a Bologna. Questa mostra vista da Torino, da Bologna, da Napoli. E Andiamo a questo Napoli, professor trovo che Donati, sia. sentiamo il professor Savonardo. Professor Savonardo. Sì, il Festival del Cinema è una grande festa, non solo del cinema, del glamour, ma anche della cultura. Sono d'accordo sul fatto che, questa grande festa produce cultura, ma può generare anche economia, sviluppo del territorio, dell'Italia, con uno scenario meraviglioso che è quello di Venezia. Non è un caso che la presenza del Capo dello Stato quest'anno può dare un significato importante, istituzionale, a questa grande occasione in cui il cinema nazionale ed internazionale può in qualche modo essere l'occasione di fare cultura, di produrre cultura e di produrre economia attraverso il cinema e attraverso la cultura. Mi ha colpito molto, diciamo, la presenza di Napoli e dei napoletani, diciamo, in questa kermesse, nelle varie sezioni, e credo che, per esempio, sarà interessante vedere il film dei Manetti Bros, ma anche un'occasione per notare che c'è il film di animazione in Italia, La gatta Cenerentola, che dopo L'arte della felicità, che ha raccolto tanti premi, sarà presentata nella sezione Orizzonti, racconta attraverso, diciamo, il riferimento alla gatta Cenerentola di Basile, una Napoli tra tradizione e modernità, con il linguaggio del cartoon e con una regia, quella di Alessandro Rack, già premio Oscar europeo, e di altri Che cos'è registi che lo hanno questo? affiancato, che secondo me mostrerà novità interessanti nel film di animazione Made in Italy.